cosa è cambiato dalle prime volte che giro per il mondo ci faccio gli altri? I sacrifici penso di no. No, perché qualche sacrificio magari lo faccio per mantenere il fisico giusto per fare l'arlecchino. Niente cambiato. Ma fai sempre i piani di scale a piedi? Quando mi preparo per l'arlecchino sì, quando lo faccio. È vero che fai tutto a tempo anche nelle scale? Sì, mi dicono di sì, io non me ne accorgo, mi dicono gli altri di sì. Il senso del ritmo dello spettacolo è certamente distrarre, ma è possibile perché c'è un satanato di teatro come lui che sa tenere il respiro, la forza del teatro. Per esempio, so che fra un'entrata di scena e l'uscita si comporta da attore normale, cioè voglio dire, tiene i ritmi, ma è impressionante quando poi passa dall'uscita a un rientro in scena, perché fa un pisolino senza che nessuno l'avverta, esattamente nel tempo in cui gli altri arrivano a quel punto. È una leggenda o è vero? No, è vero, devo naturalmente, quando non sono in scena, recuperare il fiato, quindi mi stendo, mi sdraio, chiudo gli occhi, cerco di estrarmi fino a quando non devo tornare in scena, per potermi rilassare e riprendere le energie e le forze di cui ho bisogno di uscire. Sì, ma ad esempio io mi ricordo che alcune battute, io questo spettacolo una dozzina di volte l'ho visto, e forse di più, più qualche prova, e mi ricordo a che cosa il pubblico reagiva di più. Ad esempio quest'anno c'è una gran festa di divertimento quando tu facevi le cose arabe. E questo mi ha fatto molto colpo, perché in un momento in cui dobbiamo rispettare, non si può parlare male, eccetera, come è successo anche con l'attore Azzeccato, invece quella risata lì è accettata perché è comicità pura, è puro divertimento. E semmai c'è da pensare perché si possa prendere come puro divertimento una cosa che se prendiamo sul serio può essere pericolosa. Voi sentite che c'è dentro un pensiero, che c'è un legame con la civiltà? Sì, perché Strelle ci ha fatto fa pensare a sentirci sempre degli esseri umani, delle persone, per cui il pubblico riesce a percepire questo, quindi tutto quello che facciamo sembra vero e giusto. Si sente l'umanità di uno che fa tutte queste scempiaggini allegre e queste trovate. Perché Strella ci faceva sapere, ci spingeva a dire che qualunque personaggio deve sembrare un essere umano. Ecco per cui noi si faceva seguiti dalle indicazioni che Strella ci dicevo pure eccitamenti. Nelle mie sale mi ricordo, ma diceva, fermati, questo che facevano orecchie, ma tu se dovessi fare una cosa faresti? Io improvvisavo e mi dicevo, no, questo sì, ecco come può essere, ma cioè ti spuzzicava per poter far uscire qualcosa di nuovo che noi, che l'attore aveva detto. Se una battuta di lamentela, si deve sentire che si lamenta, se è di una cosa divertente, si deve sentire che è divertente, cioè bisogna che l'attore deve, alla maschera, attraverso la voce e la gestualità, cercare di far capire il sentimento interno che naturalmente nella vita normale si vede subito su una faccia, se uno è triste,
venire. E allora bisognava aumentare le espressioni sia fisiche che della voce per far capire maggiormente il senso e il significato delle cose che dicevamo. Ecco, questo è molto importante di Israele, che passa a volte per uno che impone, impone. Non impone tanto. Stuzzica. Naturalmente poi bisogna che uno prenda questo stuzzichio e lo faccia una cosa sua importante. E poi lo sviluppi, perché non è vero che sia sempre uguale il personaggio. Anche il suo, nei tempi, nei gesti, è tutto uguale. Ma io ho visto veramente delle cose. Anzi, bello è, mi spiace adesso, abbiate perso, quanti sono, 50, 70 anni di recita. Ma la cosa meravigliosa è, avendo ben in mente questo spettacolo, scoprire la volta dopo in che cosa è andato avanti con. Anche nelle improvvisazioni, perché a volte alcune improvvisazioni sono nuove. Senti, ma queste improvvisazioni, fino a che punto sono improvvisate? Cioè, l'attore deve improvvisare con il pubblico. E quindi l'improvvisazione deve essere un rapporto fra l'attore e il pubblico. Non un'improvvisazione tanto perché voglio fare una cosa nuova. No, l'attore deve sentire dal pubblico la spinta per andare in una direzione e improvvisare. E questo, se il pubblico lo capisce, lo apprezza, se no altrimenti. Il suo fido preparatore, lei, vero? Dica un po' cosa bisogna fare per quel budino. È un segno di vita di un animale, diciamo, due voci in polvere e scaglie. E poi col calore si scioglie come si fanno i budini e poi il problema è che è un problema di raffreddamento, si deve raffreddare molto lentamente. C'è gelato sotto anche, è gelato proprio, deve essere proprio tutta la notte coare. E ogni giorno vi è fatto un nuovo per permettere la più famosa gag del teatro del Novecento. E io però farei una piccola cosa per completare il rito. Elena, puoi prendere il cappello di quell'arlecchino là? E una maschera tu l'avrai con te? Facciamo senza maschera, ti dipingiamo? Ma è chiuso nella testa. No, non è bello. Sì, che di solito tu questa canzone l'ascolti camminando a quattro zampe dietro alla cesta che viene portata, perché c'è qualcosa che ti prende particolarmente in quel momento? No, devo soltanto nascondere al pubblico il mio stato d'animo. E il tuo stato d'animo qual è? No, è quello di seguire lo spettacolo. Non posso comunicare al pubblico quello che io provo o sento. Questo è sbagliato, non è? Uno non saprebbe fare l'attore. L'attore deve far credere di essere, non essere, ma far credere di essere quel personaggio. Il secondo atto cos'è?
terzo atto faceva. Cioè avevano capito dalla tonalità, dal modo di dire una battuta, perché se io dico io ti amo e se dico scelta, è il modo lo stesso di dire, quindi il sentimento si può capire, cioè, in base alla lingua, alle varie lingue, non è che in francese, tedesco, capite? Quindi e quando i giapponesi hanno capito che dal modo, dalla gestualità, dalla tonalità che davano noi attori, riuscivano a capire il significato, hanno dimenticato. Al terzo atto praticamente nessuno guardava più le didascalie, e mi ricordo un camerino non riusciva a cambiarmi alla prima, perché erano venuti in camerino e si erano inginocchiati, mi baciavano i piedi, mi baciavano i piedi, mi baciavano i piedi.